Grazie. Grazie, noi siamo molto contenti di essere qui e ringraziamo soprattutto la Corte dei Miracoli per averci accolti, soprattutto in un periodo storico come questo, che appunto, come tutti sappiamo, per il mondo della musica è molto difficile. Quindi è per noi veramente un piacere e un onore essere qui. La musica che vi faremo sentire questa sera è tutta musica appunto originale, scritta da noi.
Il nostro gruppo si forma, come appunto detto prima, al Conservatorio di Vicenza, dove noi ci siamo conosciuti. Noi veniamo un po' da varie parti del Veneto, come avrete modo di sentire dall'accento della mia presentazione. E, il pezzo che vi abbiamo fatto sentire è tratto dall'ultimo disco che abbiamo pubblicato, è il nostro secondo disco, che è stato pubblicato quest'estate a luglio per un'etichetta di Roma. E, il pezzo si chiamava Dolce, e diciamo che è prassi nel nostro gruppo, cioè ci piace molto unire la poesia alla musica, e questo è un caso dal momento che appunto il testo di questo brano è in realtà una rielaborazione di una poesia di Alda Merini dedicata appunto al silenzio. E ci piaceva molto fare questo parallelismo tra appunto la poetessa che cerca silenzio nel suo mondo, che è un mondo fatto di parole, tanto quanto appunto di questo silenzio ne ha bisogno di fatto anche il musicista, che si serve di suoni per esprimersi. E ora continuiamo con un altro pezzo che viene sempre da questo disco, che poi trovate lì all'ingresso, si chiama Oscura Era. E il pezzo che vi facciamo sentire si chiama Liberamente Respira, è un pezzo che ha scritto il nostro contrabbassista Marco, sia la musica che il testo, ed è dedicato all'importanza del respiro, che è una cosa che appunto in questi anni abbiamo imparato ad apprezzare molto di più. E il brano si chiama Liberamente Respira. Col cuore in gola vi chiedo quale sia stato il vostro ruolo. Come un sasso mi sento cadere, non mi resta nient'altro da fare che amare. A testa bassa vi dico, respirate se liberi siete, vento caldo sul viso soffiate, respirate sempre che possiate. Se guardo in volto te, penso che alla fine un Dio qui non c'è. Ho lottato, denunciato, con il fiato aggrappato alla vita. A testa bassa vi dico, soffiate, respirate sempre che possiate.
nient'altro da fare che amare. A testa bassa vi dico, respirate se liberi siete, vento caldo sul viso soffiate, respirate sempre che possiate. Se guardo in volto te, penso che alla fine un Dio qui non c'è. Ho lottato, denunciato, con il fiato aggrappato alla vita. Grazie. Ora invece continuiamo con un brano che invece è tratto dal primo disco che abbiamo fatto, che appunto si chiama Rame, come il nostro ensemble. E, il pezzo si chiama Disio, e ritorniamo a utilizzare la poesia come mezzo per scrivere anche i nostri testi. Infatti questo brano richiama il disio, che è appunto quel senso di nostalgia che il viaggiatore ha quando lascia un posto e sa che non vi tornerà per molto tempo. Ed è un concetto che viene sviluppato in un canto del Purgatorio da Dante. Questo pezzo si chiama Disio. Thank you.
Desto il marinaio va sul mare, sogna di ritornare, dolce si culla nel ricordo amaro di una vita antica, cresce la sensazione di precarietà, cala il tramonto, era già l'ora che volge in disio. Cela nell'esule vagar timor di inquiete suggestioni, pace lui solo troverà nella dolcezza dei ricordi. Thank you.
Grazie. Ora invece continuiamo con un brano che viene dal secondo disco. E questo pezzo si chiama Consapevole e sarà preceduto da un momento di improvvisazione estemporanea, improvvisazione libera, che è una pratica che abbiamo approfondito insieme proprio come ensemble. E, il testo che abbiamo scritto parla della presa di consapevolezza del musicista in questo periodo. So che magari sembra un po' ridondante perché l'ho già detto, però insomma è stato e continua ad essere un periodo molto difficile per il mondo della musica, dell'arte in generale, e è un periodo in cui molti amici, colleghi, anche noi ci siamo resi conto della precarietà del nostro lavoro, del nostro essere artista, e arriva appunto un momento in cui poi arrivano un sacco di riflessioni, dubbi, perplessità su quello che si vuole fare, però appunto crediamo che solo continuando a crederci veramente si possa arrivare da qualche parte. Grazie.
Grazie. Ora vi facciamo sentire un pezzo che è invece nuovo, non l'abbiamo ancora registrato. È un pezzo che rielabora una poesia di Bertolt Brecht, una delle poesie politiche, che in realtà è un invito a trovare dentro di sé le risposte ai grandi quesiti della vita.
Thank you.
Grazie.
Grazie. Noi siamo arrivati al nostro ultimo brano, ma prima di farlo vi voglio presentare tutti i membri del gruppo, a partire da Mauro Spanò al pianoforte, Marco Centasso al contrabbasso, Filippo Manpreso alla batteria, Giovanni Focchesato al sassofono, io sono Valentina Fin alla voce. Grazie. Il pezzo che vi facciamo sentire come ultimo è in realtà il pezzo che dà il titolo al nostro disco Oscura Era, che poi trovate all'ingresso insieme anche all'altro disco. E, Oscura Era è un brano che il cui titolo viene tratto da un lavoro di James Bridle, che è un artista, un visual artist, uno scrittore, saggista, che ha lavorato molto sul tema del digital, a partire dai rischi che questo mondo nuovo può creare, fino a proprio studi anche più scientifici. E noi abbiamo fatto una rielaborazione un po' di questa oscura era.
Thank you.
Grazie. Il nostro ensemble si chiama Rane, noi vi ringraziamo per il prezioso ascolto. Mauro Spano al pianoforte, Marco Centasso al contrabbasso, Filippo Manpreso alla batteria, Giovanni Focusato al sassofono, io sono Valentina Fin alla voce. Grazie. Grazie ragazzi.